partiti con il compito che è stato affidato dal CIRS per i gestimenti alle ditte presenti sul territorio. Le abbiamo cominciate a contattare, analizzando le problematiche che ognuno di esse poneva e cercando con la nostra consulenza, con un rapporto reciproco quotidiano, di trovare una soluzione più confacente alle loro problematiche. Devo dire che abbiamo avuto degli amici, l'onorevole Gerardini, il presidente Mardinocchi, l'amico Marco Battistelli e Battistini, tutti e due, che sta fuori, questi ci fanno impazzire, tra Battistelli e Battistini non riusciamo. No, davvero, grazie alle battute, siamo contenti intanto, vi ringraziamo per aver scelto la nostra città per un convegno così importante. Da qui io traggo proprio un articolo, risorsa e risparmio, che poi un po' noi ci siamo allineati su questa vostra politica come città di Roseto e la campagna di non rifiutatevi, che abbiamo insieme coordinato, attivato la nostra città, tende poi proprio a far sì che la raccolta diventi un momento di risparmio effettivo per i cittadini e una risorsa. Ecco, io ricordo, il presidente di Sangiesa l'ha sottolineato, la nostra città ha raggiunto un primo passo importante, noi riteniamo che sia il primo passo importante, la città superiore ai 20.000 abitanti. È stata la città che ha raccolto la percentuale più alta, oltre il 32%. È un primo passo, ma teniamo che bisogna proseguire, quindi credo che questo convegno vada in questa direzione. Siamo soddisfatti anche perché come amministrazione comunale nel passato e oggi ancora di più è a fianco al CIRS e a Sangiesa in questo percorso che si sta dando, che è importante, fondamentale, e noi qui ne sottolineiamo la qualità sia dal punto di vista tecnologico, innovativa e soprattutto anche dei servizi prestati. Ecco, noi spesso ci troviamo, lo dico ai giornalisti soprattutto, anche a discutere se attraverso il consorzio a cui aderiamo il nostro smaltimento costa troppo. Ecco, quasi ci fosse una ricetta migliore. Ecco, noi qui siamo convinti invece non solo di stare tra i migliori sistemi coordinati tra pubblico e privato, come ricordava Marco Battistini, ma siamo anche convinti che sia veramente un servizio fornito ai nostri cittadini con grande senso di responsabilità e con grande qualità. Chiaro che poi tutto si può migliorare, tutto si può implementare, ecco, e quindi credo che l'occasione del convegno sia proprio questa, quindi come migliorare, come ridurre anche quelli che possono essere i costi, perché attraverso una razionalizzazione, una meccanizzazione, una migliore integrazione, ma poi serve soprattutto alla conoscenza. Io credo che sempre di più ci sia bisogno di far conoscere ai nostri concittadini l'importanza della raccolta differenziata come momento di risorsa davvero e come momento di risparmio. Quindi proprio un titolo centrato bene, io vi auguro davvero di fare un buon confronto, un buon dibattito, ma visto i relatori sono convinti che questo sarà pienamente un punto centrato, un punto di successo. Grazie per l'occasione.